Adesso anche Bruxelles e il Belgio hanno paura. Il centro di crisi del Ministero dell'Interno ha diramato un allarme con toni chiarissimi e che lasciano presagire il peggio. Sarebbe imminente un attentato terroristico e per questo nella capitale e nei suoi dintorni le autorità hanno innalzato il livello d'allerta al massimo. Bruxelles adesso è blindata, polizia ed esercito sono ovunque, tutto è fermo. Le stazioni della metropolitana sono state chiuse almeno fino a lunedì, come anche i cinema e ogni evento pubblico, dai concerti alle partite di calcio, è stato rinviato. Temiamo attentati multipli, proprio come quelli di Parigi del 13 novembre scorso, ha detto poco fa il premier belga Charles Michel in conferenza stampa. La popolazione è stata avvertita, la raccomandazione è quella di evitare zone ad alta concentrazione commerciale come ristoranti, bar, strade e negozi e di attenersi solo ed esclusivamente alle informazioni ufficiali, quelle della polizia e delle istituzioni. Chi diffonderà notizie false sarà perseguito. Un allarme che arriva proprio mentre le Nazioni Unite lanciano un primo segnale di compattezza nella lotta allo Stato islamico. L'ISIS, si legge nella risoluzione votata ieri all'unanimità, costituisce una minaccia inedita e globale alla pace e alla sicurezza di tutti. Un documento che però non fornisce alcuna base legale per ricorrere all'uso della forza. Nel testo non viene infatti citato l'articolo 7 della Carta ONU, l'unico elemento che formalmente autorizza gli interventi armati. Non sarà un via libera a qualsiasi tipo di azione militare, ma comunque un benestare, soprattutto per Francia e Russia, che in questi giorni, dopo le stragi di Parigi e la bomba sull'aereo russo precipitato nel Sinai, hanno intensificato i loro raid aerei in Siria sulle postazioni e sulle città controllate dal califfato. La Russia, che ha iniziato a interagire con le forze armate francesi da ieri, ha raddoppiato il numero di aerei impiegati per i bombardamenti e ha annunciato di aver colpito finora 826 bersagli ostili e di aver sganciato più di 1.400 tonnellate di bombe.